Nella notte tra sabato e domenica, vandali hanno dato fuoco ad un cassonetto del parcheggio del supermercato a Bedogne e poi gettato nei giardini pubblici. L'episodio è stato filmato da telecamere. I due ladri fermati la settimana scorsa dopo che avevano tentato un furto a Solignano hanno patteggiato la pena, 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa. Hanno offerto anche un risarcimento. Oltre 1000 firme raccolte nei comuni di Albareto, Turnole e Compiano per chiedere ai sindaci di rendere edotte le autorità competenti sul problema ad oggi irrisolto dei lupi. La magia dell'arrivo di Babbo Natale col suo sacco stracolmo di doni si è rivissuta a Tiedoli, frazione di Borgotaro, dove decine di bambini stupefatti hanno salutato e parlato con Santa Claus. Corale and Friends è stato un piacevole concerto nella chiesa di San Domenico a Borgotaro che ha riunito intorno alla corale lirica Valtaro alcuni bravi interpreti della musica locale. Sta aumentando in modo notevole la frequentazione del percorso storico La Via degli Abati che partendo da Pavia arriva a Pontremoli attraversando i comuni di Bobbio, Bardi e Borgotaro. Buonasera telespettatori di RTA, bentrovati, è l'antivigilia di Natale, avremo servizi dedicati ovviamente alla festività imminente che sta arrivando, ma apriamo come avete visto dai titoli con la cronaca, perché c'è stato un atto vandalico la notte tra sabato e domenica a Bedogne, all'interno del parcheggio del supermercato Metà, è stato dato fuoco ad un cassonetto e poi non contenti chi ha fatto questa bravata ha deciso di buttarlo nei giardini pubblici. È un atto vandalico e incivile quello compiuto nella notte tra sabato e domenica a Bedogne. Ignoti, per ora, hanno deciso di divertirsi dando fuoco ad un cassonetto della spazzatura che si trovava all'interno del parcheggio del supermercato Metà. Dopodiché, ancora non soddisfatti, lo hanno scaraventato nei giardini pubblici. Ad infastidire non è il danno in realtà minimo, ma l'atto in sé, che sottolinea l'inciviltà di alcune persone che abitano in un paese che invece, sotto il profilo civico, vorrebbe avanzare invece che regredire. Dicevamo ignoti per ora, in quanto le telecamere di sicurezza del negozio hanno ovviamente ripreso tutto e se gli autori del gesto non si presenteranno spontaneamente entro il 31 di dicembre o presso il supermercato o presso la locale caserma dei carabinieri, verranno pesantemente perseguiti per reato di danneggiamento pubblico. Perché sia chiaro che anche dare fuoco ai cassonetti è reato, perché deve essere chiaro che quello che non è nostro ma pubblico e quindi di tutti deve essere rispettato. Ed ammettere di aver sbagliato ed esagerato sarebbe un bel messaggio di intelligenza e civiltà. Ancora a cronaca, i due ladri che sono stati fermati dai carabinieri la scorsa settimana dopo aver tentato di rubare all'interno di una ditta a Solignano hanno patteggiato ieri la pena con il pubblico ministero Antonella De Stefano, hanno concordato 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa. Prima di chiedere il patteggiamento avevano anche offerto un risarcimento dei danni che hanno arrecati. Due sono, lo ricordiamo, un cittadino italiano e un cittadino di un paese dell'est, entrambi con precedenti penali. Il procedimento, che era iniziato come processo per direttissima, è stato definito, come dicevamo appunto ieri, davanti al giudice Eliana Genovese. Oltre 1000 firme raccolte nei comuni di Albareto, Turnolo e Compiano per chiedere ai primi cittadini di intervenire presso le autorità competenti affinché cessi l'allarme lupi. Oltre 1000 firme raccolte nei comuni di Albareto, Turnolo e Compiano per chiedere ai primi cittadini di queste municipalità di rendere edotte le autorità competenti del problema ad oggi irrisolto dei lupi. Da circa 3 anni si legge nella missiva che accompagna le firme inviata, oltre che al sindaci, anche al prefetto di Parma, al comando carabinieri di Borgotaro, al presidente della provincia di Parma e ai presidenti degli ATC Parma 9 e 6, in un'ampia zona di confine tra i comuni che da Isola, Bertorella, Spallavere e Tarsogno, un branco di lupi o cani inselvatichiti o lupi non autoctoni ma immessi, così almeno si vocifera, comportandosi in un modo anomalo rispetto agli altri che comunque
e sono presenti in grande numero nei tre comuni, attacca i mangiacani, circa 40 in 3 anni, pecore, capre e qualsiasi animale domestico, anche in vicinanza di abitazione e persone. La zona in questione, proseguono, è vocata per la raccolta di funghi e tartufi e caccia, in particolare al cinghiale, ma nessuno osa più avventurarvisi con i propri ausiliari che vengono regolarmente uccisi e mangiati in pochi minuti. I funghi e i tartufi sono una delle poche risorse economiche della montagna, con la caccia al cinghiale avevano un'influenza benefica anche sul turismo autunnale, che ora è diminuito drasticamente, arrecando grave danno a tutte le piccole attività indotte, bar, trattorie e negozi. Inoltre, il fatto che da 3 anni in quelle zone e limitrofi non si pratichi più la caccia ha provocato un incontrollato aumento dei danni da cinghiale, contestualmente segnalati dalle associazioni agricole che, come ben sanno i presidenti degli ATC interessati, sono difficilmente rimborsabili vista l'entità degli stessi. Sono stati anche segnalati, si legge sempre nella lettera, per l'incolumità personale dei cercatori di funghi e contadini, alcuni riportati dalla stampa locale. Invitiamo quindi le autorità competenti ad attivarsi con urgenza per risolvere il problema con tutte le iniziative possibili permesse dalle vigenti leggi. Ed ora una curiosità: nel corso della 10ª edizione del Maggiolino Show di Natale, che si è tenuta al Museo Tazio Nuvolari di Mantova, sono stati resi noti alcuni episodi insoliti dell'automobilismo italiano. Tra questi l'esperienza di un sacerdote che ricevette un passaggio dal grande Nuvolari per raggiungere il comune di Berceto. Il parroco, ignaro ovviamente di chi fosse alla guida, visse un'esperienza a suo dire terrificante, dato che il pilota percorse la Cisa con la sua andatura da velocista, incurante di avere un passeggero a bordo. Questi atterrito non osò proferire verbo, raggiunto Berceto a tempo di record, sceso dalla vettura, disse sconvolto, gridando ai primi passanti di aver avuto un passaggio dal diavolo rosso. Cercarono ovviamente di spiegargli che l'autista che l'aveva ospitato era il famoso Nuvolari, ma si dice che fino alla morte gli abbia sempre sostenuto di aver vissuto un'esperienza ultraterrena, perché quest'uomo aveva gli occhi rossi come il fuoco e andava più veloce della luce. E dagli occhi rosso fuoco di Nuvolari per il sacerdote all'abito rosso del nostro Babbo Natale, che incurante del tanto cammino ha raggiunto Tiedoli, la frazione del comune di Borgo Taro, per incontrare decine e decine di bambini. E per la quinta volta, per il quinto anno, Babbo Natale è venuto a Tiedoli, una frazione di Borgo Val di Taro, a dare i doni ai bambini che anche quest'anno si sono stupiti per la tua presenza. Senti, è faticoso arrivare fino a Tiedoli? No, non troppo, ma comunque è sempre un piacere venire qui, anche perché i bambini sono molto carini, sono molto educati, so da quello che mi dicono i genitori che studiano, sono bravi, sono ubbidienti, e quindi per me è sempre un piacere, sempre. Devo dire che Tiedoli è uno dei posti dove trovo i bambini più educati e più gentili. Tiedoli, anche Borgo Taro naturalmente. Oh. Senti, tu sei in giro per l'Appennino a distribuire i bodoni, purtroppo tante frazioni vedono sempre meno bambini, Tiedoli è un po' una rarità. Questo è vero e dispiace, però devo dire che quei pochi sono buoni, pochi ma buoni, e speriamo che nel futuro magari ci possano regolare ancora più bambini, più nascite, perché ne abbiamo veramente bisogno. Senti, quando eri bambino tu, qualche millennio fa, queste cose le organizzavano sul Polo Nord? Beh, c'era molto prima di me, ma stiamo parlando di tanto, tanto, tanto tempo fa. Le abbiamo sempre organizzate, sì, sempre, perché noi bambini, Babbo Natale ci ha sempre creduto e ci ha sempre voluto bene, sempre, sempre, sempre. E adesso andiamo a intervistare qualche piccolo usufruitore dei beni che ha ricevuto il regalo più bello dell'anno. Abbiamo due bambine che hanno ricevuto dei regali, Sofia e Azzurra. Ti è piaciuto il tuo regalo? Sì. La prima volta che vieni a Tiedoli? No. Tu la prima volta che vieni a Tiedoli? No. Tutti gli anni trovi dei bei regali? Sì. E adesso poi c'è Camilla, che è la padrona di casa qua di Tiedoli. Cosa ti ha portato Babbo Natale? Un computer. Sei contenta? Sì. Senti, ma lo sai che qui da quando sei nata che viene sempre Babbo Natale, viene sempre a trovarti? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Tu invece come ti chiami? Mia sorella.
proprio. Quando io non mi ricordo più che cosa facevo da bebè, vedo i video che la mamma mi ha fatto. Bene, da Tiedoli è tutto, anche questa volta un grande successo per Babbo Natale. Prorogato al 31 di gennaio prossimo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione per le tariffe dei consumi idrici per l'anno 2014 per gli utenti con un indicatore ISEE inferiore uguale a 10.000 euro residenti nel comune di Borgotaro. Per maggiori informazioni dovete contattare l'ufficio servizio sociale al numero 0525 92 17 30. Gli orari di apertura dell'ufficio sono per il pubblico il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e sempre dalle 8.30 alle 12.30 anche del sabato.